fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Ciao, sono Riccardo Di Amici, sono un membro della comunità di Etica Vivente in Umbria. Faccio parte del consiglio direttivo della rete europea degli ecovillaggi. Quest'anno è un anno speciale perché in confronto agli anni precedenti la conferenza europea degli ecovillaggi non viene solo ospitata da una comunità e organizzata dalla rete europea, ma viene coorganizzata dalla rete italiana degli ecovillaggi. Quest'anno la conferenza ha coinvolto più di 600 persone con una partecipazione di volontari incredibile. Ci sono stati dei momenti di festa, di riflessione profonda sui grandi temi della conferenza di quest'anno, che sono la pace, l'ecologia e la giustizia sociale. Tra le offerte formative presenti alla conferenza possiamo vedere persone come John Croft, che portano il Dragon Dreaming, a persone come Nara, che portano la semplicità dell'essere umano, pratiche come il Possibility Management, che è un modo di vedere se stessi nel mondo, pratiche più legate alla tecnologia applicata, come costruire compost toilet, ma anche come costruire mulini a vento fatti in casa. Ed è stato quindi un grande palcoscenico per tanti attivisti in giro per l'Europa, sia che vivano in comunità che no, per venire a celebrare il loro lavoro annuale, ma soprattutto collegarsi e trovare quel supporto che spesso gli attivisti che sono davvero impegnati non trovano nel loro ambiente in cui vivono. Uno degli aspetti nuovi di questa conferenza di quest'anno è la presenza di uno spazio dedicato all'Emergence Forum, ovvero quali alleanze stanno emergendo attraverso i contatti stabiliti nella conferenza per portare dalle parole all'azione concreta e a un attivismo unitario. La conferenza dell'anno prossimo si svolgerà in Germania. Il modello che proporremo come rete europea è quello che la rete tedesca, come quest'anno la Rive, si faccia carico dell'organizzazione dell'evento. Questi